l'idea del film Oltre il Guado nasce da delle location, fondamentalmente. Di solito quando penso a delle immagini poi ci scrivo sopra una storia. Radice di Tre, per esempio, era nato dai sotterranei di questa scuola immensa dove è stato girato. Questo Des Bestie nasce anche qua da un'immagine, cioè questa tomba che viene profanata e un raggio di luce che entra illumina uno scheletro antropomorfo. In questo caso, inoltre il Guado, ho girato quasi tutti i paesi abbandonati delle montagne del Friuli Venezia Giulia, fino a che sono arrivato a Topolò, che mi ha subito affascinato, soprattutto la parte bassa, la parte più antica. Qua ci troviamo nel paese di Topolò, un paese situato nelle valli del Natisone, nel Friuli orientale. Qua sono state girate gran parte degli esterni di Oltre il Guado. Il protagonista, Marco Marchese, si avvicina a questo paese, pian piano lo esplora e noi lo seguiamo per capire le geografie di questo posto misterioso. Marco Marchese è stata la faccia che mi ha accompagnato durante tutta la scrittura della sceneggiatura che ho fatto con mia sorella. L'ho conosciuto nel 2007 durante le riprese del film Occhi e allora mi sono ricordato di questa sua faccia, mi sono ricordato di questa sua espressività molto particolare e ho da subito ritenuto che fosse, insomma, l'attore giusto per questo tipo, per questa nuova avventura, per questo nuovo film. L'idea iniziale era quella di farlo addirittura solamente io e lui, cioè di prendere sulla mia vecchia Panasonic DVX100 e di andare in mezzo alle montagne girando in maniera molto, molto sporca. Poi invece ho contattato questo Daniele Trani, che aveva lavorato come direttore della fotografia nei film di un altro mio amico regista di Trieste, e subito l'ho visto interessato alla cosa e da lì, insomma, è nata come una catena di conoscenze. Pian piano questo gruppo si è allargato e alla fine, per quanto riguarda la fase delle riprese, eravamo in 8-9 persone, insomma, non tantissimi, ma i giusti per riuscire a portarlo avanti e a lavorare con una certa tranquillità. Le riprese ho dovuto farle necessariamente comunque in dicembre, quindi un periodo estremamente freddo, ed eravamo tutti alloggiati proprio a Monteprato, in questa grande casa di montagna dei miei parenti. La situazione, il contesto era molto bello, molto particolare, ma anche molto, molto stressante. Quasi sempre si andava a dormire alle 3 di notte per poi, non so, svegliarsi alle 9 del mattino, svegliarsi con un freddo pungente, e l'unica maniera per scaldare questa enorme casa in cui tutti eravamo alloggiati, bisognava cominciare a tirare fuori legna, ad accendere i fuochi. All'inizio c'erano problemi con le canne fumarie, quindi fumo dappertutto. Insomma, cose che adesso, quando le vivi, ti creano disagio, però ti rimangono poi queste cose molto particolari nel cuore per tutta la vita. Sono cose che ricordi molto volentieri. Ho cominciato a fare dei film nel 97 con un cortometraggio, il mio primo cortometraggio nel 97, dopo quattro lungometraggi, e questo Oltre il Guado è il quinto lungometraggio. Durante tutto questo percorso poi è chiaro che le cose che fai ti rimangono come esperienza, poi come film indipendenti devi badare a miliardi di cose, a quasi tutto, insomma, l'impianto, devi seguire il film come se fosse un bambino dall'inizio alla fine.
sotto tutti i punti di vista, e quindi insomma l'esperienza che ti fai è un'esperienza molto importante. Secondo me sono andato via via sottraendo delle cose, facendo vedere sempre di meno le cose che poi inducono all'inquietudine e alla paura, in maniera tale che sia l'atmosfera che ti coinvolge poi che parla, piuttosto che l'elemento orrorifico che vedi. E secondo me questo è importante, perché l'elemento orrorifico te lo immagini tu. È lì che ti induce le tue paure più profonde, è lì che tu ti immagini che ci sia qualcosa ma non sai che cos'è. Ed è realistico, è vero questo. Con occhi e con oltre il guado era questa dimensione che mi sono sforzato di descrivere e che poi mi auguro di essere riuscito a descrivere.